Buongiorno, sono Roger Phillips, il nuovo allenatore di pallacanestro. Ah sì, bene. Salve, io mi chiamo Eugene Belvin. Da parte del corpo degli studenti, le do il benvenuto al liceo Jefferson. Posso fare qualcosa per lei? Beh, mi serve un armadietto. Oh, ma posso farle usare il mio? Me ne serve uno da professore. Oh, sono proprio qui, sotto la scritta che dice armadietti per professori. Molto carina. A me servirebbe un armadietto vuoto. Allora può anche usare questo qui, questo dove c'è scritto Fonzarelli. Mi sembra che sia di qualcuno, io non vorrei... No, vede, è roba vecchissima. Il signor Fonzarelli è il vecchio insegnante di meccanica, è tornato in Italia a coltivare le viti. E può anche buttarla via tutta questa robaccia. Beh, d'accordo. Grazie, ragazzi. Che ragazzi simpatici. Salve. Salve. Posso esserti utile in qualche modo, di pure. No, grazie, sto solo buttando via questa roba vecchia. Stai solo buttando via quella roba vecchia. Sì. Oh, non mi sono presentato, mi chiamo... Suicida. Il tuo nome è Suicida. Vuoi indovinare invece qual è il mio nome? Fonzarelli? Bravo. Due ragazzi mi hanno detto che tu eri in Italia. E tu gli hai creduto, vero? Non sono un preveggente. A me non me ne importa niente che tu sei un preveggente, capito? Che vuol dire? Preveggente, avere delle anticipazioni innaturali di fatti sconosciuti. Ah, quel preveggente, nel sì. Gancio sinistro. Allora, tu saresti nuovo di qua. Sì, io sono il nuovo allenatore di pallacanestro. E tu cosa insegni? Meccanica. Ah, meccanica! Sei proprio la persona che stavo cercando. Ho controllato l'orario di qualcuno dei miei giocatori. Dovrò chiedere ad alcuni di loro di lasciare meccanica. Sei proprio nuovo, perché nessuno può mollare meccanica senza chiedere il permesso a me. Siccome si tratta solo di giocherellare con le macchine. Sì, insomma, sai, non... Giocherellare? È un modo di dire. Sì, anche ammazzare è un modo di dire. Fammi respirare, questo è il mio primo giorno. Ma forse è l'ultimo. La prima cosa che vengo a sapere come arrivo qui è che il campione della squadra di pallacanestro viene solo a metà degli allenamenti. Questo ragazzo, Chucky, ha una specie di dinosauro per cugino che non gli fa lasciare il lavoro. Ci crederesti? No, non ci crederei, è solo una domanda. Chi è questo dino? No, dinosauro, un antidiluviano. Grosso, grosso e scemo, scemo. Un grosso animalone preistorico. Con un cervello da gallina. Sei tu il cugino di Chucky. Ma tu guarda un po' che razza di giornata. Arrivo all'aeroporto, prendo una macchina in affitto. È una carriola senza freni. Arrivo qui alla scuola per parcheggiare e boom, finisco contro una motocicletta. Va bene. Tempo e luogo. Non ho capito. Tempo e luogo, dove vuoi che lo facciamo? Fare cosa? Il nostro mezzogiorno di fuoco. Io e te, carino, dobbiamo vedercela. Dove vuoi farlo? Qui e subito? Due insegnanti che si battono di fronte agli studenti. Che figura ci facciamo? Io una bella figura, mentre tu invece ci faresti una pessima figura. Senti qua, carino, domattina alle 8 in punto al campo di pallone farai meglio ad esserci. Qualcos'altro? Ah, sì. Porta un'infermiera. Whoa.